Saluti agli amici del blog di Beppe Grillo, io sono Beppe Scienza, insegno al Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino, mi occupo di risparmio. E argomento caldo perché i risparmiatori italiani sono molto preoccupati di cosa capita ai loro soldi e ai loro titoli di Stato. Si sta assistendo a una recita da parte dei politici e degli economisti di regime secondo un canovaccio abbastanza classico, ovvero sia per nascondere le magagne di casa propria si dà la colpa allo straniero. Ora per fortuna non si fanno le guerre, almeno in Europa, ma che qualcosa che ricorda il nazionalismo di decenni passati. La colpa sarebbe di entità estere come le società di rating, di speculatori internazionali. Ovvero le colpe sono di stranieri e bisogna invece fare un richiamo, si sentono alti richiami all'amor di patria finanziaria, per cui emettono titoli come i BTP Italia, che devono essere sottoscritti con tutta la stampa che li pompa. Ora, diciamo le cose come stanno. Se alcuni BTP sono scesi a 60 rispetto a 100 e parecchi a 80-70, se c'è sfiducia nei debiti pubblici italiani, se i tassi di interesse che l'Italia paga sono più alti di quelli che pagano altri stati, o di quelli che l'Italia stessa pagava fino a un anno fa, in una situazione effettivamente molto tranquilla, anche troppo tranquilla, ora le colpe sono tutte italiane. Il grosso è che un debito pubblico che nel 2007 era sceso a 100, 2%, adesso è risalito a 120% e quest'anno addirittura a 123%. Se il debito pubblico, fra l'altro, è salito in Italia, è salito in parallelo ad un taglio della spesa sociale, cioè è salito grazie ai vari penati, Formigoni, Belsito, eccetera, cioè non è salito perché sono stati regalati tanti soldi ai cittadini. Uno dei nemici delle soluzioni che andrebbero così bene sarebbe la Germania e in particolare la Angela Merkel, accusata di cecità, stupidità, ma guarda un po' come si è così imbecilli e si diventa cancelliera della Repubblica Federale di Germania. Curioso, vero, no? Ora, i tedeschi non sono disposti a fare da bancomat per la classe politica italiana. Non sono disposte a coprire i debiti che gli italiani hanno contratto e soprattutto che sono anche disposti a contrarre. La storia degli Eurobonds, per esempio, sarebbe qualcosa per cui si indebita insieme e poi si paga insieme. Peccato che chi si indebita di più in questi casi sarebbe l'Italia. Ora, i tedeschi sanno bene come funziona la politica in Italia. Sanno bene che se loro diventassero un rubinetto che se lo si apre escono i soldi, questi finirebbero in Italia, finirebbero di nuovo ai vari penati Formigoni, Belsito e simile, e loro compari. Cioè l'idea non infondata è che una garanzia europea, ma in pratica vuol dire degli stati più ricchi, sui debiti degli italiani servirebbe ad assumere a tutto spiano nuovi dipendenti pubblici inutili, a elargire nuovi soldi a strane fondazioni. Sì. Adesso è per esempio in discussione il meccanismo europeo di stabilità, noto anche come European Stability Mechanism, deciso per aiutare gli stati in difficoltà. Ora, la posizione della Germania è che va bene aiutare gli stati in difficoltà, ma bisogna porre un qualche limite a questo. L'ultima trovata è che questo OSM dovrebbe avere lo status di banca. Cosa vuol dire avere lo status di banca? Vuol dire che a quel punto lì può comprare titoli di Stato italiani e spagnoli, sicuramente anche altri, darli in garanzia alla Banca Centrale Europea e farsi prestare soldi all'1%, con questa comprare di nuovo titoli italiani, e spagnoli e portoghesi, darli in garanzia anche questi alla Banca Centrale Europea e così via, per
fino al crack finale. Ora, è chiaro che né Monti, né Rajoy, né Hollande vogliono il crack finale, certo, ma il meccanismo è molto pericoloso, perché se le armi, cioè i soldi per aiutare gli stati malconti sono limitati, c'è il rischio di esaurirle e trovarsi in situazioni di gravi crisi. Sono illimitate, c'è il rischio di tirare giù tutta la baracca. Ora, il punto è che dare lo status di banca al meccanismo europeo di stabilità apre un varco a questo rischio. La banca centrale tedesca, la famigerata, famosa Bundesbank, è molto attenta ai soldi dei risparmiatori tedeschi. Il sindacato tedesco, a differenza di qua che si industria per prendere soldi dai TFR dei lavoratori, ha elevato delle proteste su questo rischio qua per i risparmi dei cittadini tedeschi. In Germania c'è qualche aneddoto che merita dire per capire un po' com'è diverso lo stile. Incominciamo dall'ultimo, sembrano fatti di costume, non sono fatti di costume. L'ultimo scandalo è stato quello cosiddetto del tappeto volante, del tappeto di un certo Nirk Diebel, certo, insomma, ministro della cooperazione tedesco, non noto in Italia, che è andato con una delegazione del governo tedesco in Afghanistan, ha comprato con i suoi soldi un tappeto pagandolo circa 1.000 euro. Sono tornati indietro con la delegazione, sono tornati in Germania e fatto il tappeto. Uno scandalo non finire, tappeto pagato con soldi suoi, non c'è discussione. Come? Ti porti il tappeto sull'aereo dell'aviazione pubblica e non paghi il trasporto? E poi come? Te lo porti e non paghi l'IVA? Non paghi la dogana? Un grosso scandalo. Poi per fortuna il suo avvocato ha scoperto che una normativa europea esenta dall'IVA alcuni stati malmessi come l'Afghanistan, e quindi la cosa si è risolta. Christian Wolff, Presidente della Repubblica, si è dimesso per aver avuto un mutuo a tassi agevolati. In Italia tutti i parlamentari hanno di base mutui a tassi bassissimi. Ernst Welte, che è governatore della Banca Centrale Tedesca, nel 2004 si è dimesso perché a Berlino hanno pagato la stanza d'albergo al figlio che era lì con la fidanzata per tenere il bambino, dello stesso Welte che è il bambino del figlio di secondo letto. Cioè, cosette per noi, insomma. Da noi faccio, per dimettersi ha dovuto aspettare che arrivassero per arrestarlo, quasi. Cioè, altre cose, la Margot Kessman, diciamo l'equivalente per i luterani, del Papa per i cattolici, ma si è dimessa dalla sua carica perché l'hanno fermata, mentre tornando a casa la sera, guidando lei la sua macchina, hanno scoperto che aveva un tasso alcolico un po' più alto, senza il suo incidente. Hanno questo stile nella politica, conoscono gli stili italiani, è comprensibile che abbiano forti esitazioni a mettere la loro firma per garantire debiti che verrebbero poi gestiti da una classe politica che è quella che noi italiani conosciamo bene, ma che conoscono bene anche i tedeschi. E quindi l'idea di diventare il bancomat degli stati malmessi italiani, degli stati europei malconci, e in particolare di uno così grosso e famelico come l'Italia, ovviamente trova delle forti resistenze. Si può parlare di egoismo? Certamente si può parlare di egoismo, ma il chiedere i soldi agli altri da parte dell'Italia o di altri stati come la Grecia è mica un fatto di altruismo, chiedere i soldi agli altri, anche questo è egoismo. Ma si capisce perché di fronte a queste cose qui gli italiani abbiano loro stessi sfiducia nei titoli del proprio Stato, loro stessi arrivino a venderli spaventati, si domandino cosa fare. Il problema in Italia resta quello grosso dell'enorme debito pubblico, poi le società di rating possono avere fatto anche qualche volta qualche carta falsa, ma non parte il problema della società di rating. La speculazione si può inserire per qualche operazione di corto respiro, ma il problema non parte dalla speculazione. Anche la teoria del contagio è una teoria, cioè il contagio viene non perché uno Stato è in difficoltà, ma perché tanti Stati sono in difficoltà. Se l'Italia è messa male, non è solo perché la Grecia ha fatto fallimenti in maniera un po' camuffata, è messa male perché comunque ha un debito pubblico molto alto e ripagarlo, non se ne parla neanche, questo è ovvio, ma non si vede bene come riuscirà a tornare alla condizione di equilibrio. Quindi uno può trovare antipatica la lingua tedesca perché ha molte consonanti, ha i casi, è difficile, uno può non amare la cucina tedesca, può trovare i tedeschi un pochino rigidi, sicuramente lo sono, ma in questo caso qui
queste colpe sono in Italia e sono nella classe politica italiana. Bisogna però chiarire un punto. La Germania, i politici tedeschi, non vuole assolutamente il fallimento dell'Italia. Non c'è contraddizione tra queste preoccupazioni che ho elencato prima e vedere invece Angela Merkel e Mario Monti d'amore, d'accordo, collaborare insieme. La Germania vuole evitare altri fallimenti nell'area dell'euro dopo quello della Grecia, che addirittura viene camuffato perché appaia meno grave. C'è il timore, semplicemente, da parte del Parlamento tedesco che un crack dell'Italia, un insolvente dell'Italia, avvenga in maniera brutta trascinando anche la Germania. Ma il primo fine della politica tedesca è evitare altri insolvenze nell'area dell'euro.